Bene, dopo aver visto alcuni aspetti del render in V-Ray, vediamo come poter realizzare l'ultimo rig in maniera un pochino più complessa, quindi un pochino più completa e con delle parti che sicuramente abbiamo già visto di organizzazione del file, di utilizzo degli strumenti. Ho voluto realizzare tre diverse tipologie di rig di automobile proprio perché volevo mostrarvi tre tipologie diverse. Una che permetteva la possibilità di utilizzare degli elementi soltanto di contorno, chiamiamoli, definiamoli così, in modo tale che non c'era bisogno di applicare particolari effetti ad elementi che comunque erano secondari o comunque visti in lontananza. Un altro invece utilizzando un sistema un pochino più complesso per vedere come poter realizzare appunto degli aspetti come ad esempio le sospensioni utilizzando anche degli strumenti un pochino più avanzati come l'expression, per un monoposto di Formula 1, analizzando un pochino anche di più la realtà dell'elemento. E nel frattempo abbiamo visto anche altri aspetti dell'animazione, quindi anche come poter effettuare un rig senza andarlo ad approfondire di un rimorchio, utilizzando sicuramente i sistemi che abbiamo visto nella prima tipologia di rig, quindi senza particolari dettagli, una tipologia di rig su un sistema meccanico che era il sistema della locomotiva, per concludere poi con quest'ultimo rig, un rig molto più completo, un pochino più complesso anche, che effettueremo su una Fiat Punto. Ho deciso di utilizzare una Fiat Punto che ho scaricato dal sito turbosquid.com, punto fatto abbastanza bene, quindi con un prezzo, come vedete, molto, molto basilare. Ho deciso di realizzarlo su un'autovettura molto comune in Italia, in modo tale che sia anche più facile il capire, essendo un oggetto di fatti comune, quindi visibile tutti i giorni nella vita reale di tutti, si può capire meglio di cosa si sta parlando, quindi viene anche più facile l'interazione di fatti con l'oggetto. L'interazione con la realtà, con gli elementi presenti nella realtà, sicuramente aiuta di più a capire come poter muovere questi elementi. Aiuta anche molto di più a capire come poterli animare, come poter interagire con loro, capire anche come sono fatti. Io penso che tutti avete almeno un amico o un conoscente che ha questo modello di macchina, questo modello di utilitaria. Io per esempio ho tre colleghi in uno studio con cui collaboro, in uno studio formato di 8 persone fisse, che hanno di fatti questa macchina qua, quindi mi rimane anche più comodo, anche più facile magari poterla vedere, toccare e analizzare realmente. Naturalmente a noi non ci interessano i materiali veri e propri in sé per sé, ma ci interessa animare l'oggetto. Quindi vedremo anche come poter ottimizzare il nostro file appunto per animarlo. Bene, una volta che avete scaricato il modello, che una volta aperto noteremo che abbiamo soltanto la mesh. La mesh che è un blocco unico. Questa mesh è composta da 237.920 poligoni. È una mesh solitamente un po' pesante per essere comunque animata, però notiamo che è comunque molto ben dettagliata, quindi abbiamo tutti degli aspetti, degli elementi che possiamo curare e dettagliare ancora di più. Bene, a questo punto non ci resta che andarci a organizzare il file per lavorarlo. Quindi la prima cosa che da fare io solitamente quando faccio un rig, come avete notato, ho sempre il default Skyline Render come motore di render principale. Questo perché? Perché assolutamente non ho bisogno durante la fase di rig di andare a verificare se un materiale o qualsiasi altro elemento che sia della resonomia finale sia completamente perfetto. Quindi di conseguenza preferisco utilizzare un motore di rendering base in modo tale da non appesantire appunto questa fase di lavorazione. Un altro aspetto fondamentale che abbiamo visto fino adesso è che io lavoro sempre con un materiale appunto standard, poiché appunto lavorando con una mesh che magari non è quella definitiva, posso comunque lavorare bene utilizzando un materiale standard. Se dovessi dei materiali un po' particolari dovrei aspettare come visualizzazioni, come per esempio se andiamo sulla visualizzazione vediamo che noi abbiamo la possibilità sia di avere l'illuminazione di scena oppure di abilitare l'hardware rendering. Di conseguenza avremo effetti come per esempio l'effetto realistico, quello di Nitrous, se utilizzate il Nitrous di default, e
oppure utilizzare comunque, quindi vedere anche i materiali, e sarebbe sicuramente una, è un peso in più sicuramente nel nostro flusso di lavoro, poiché ci interessa non tanto l'aspetto del rendering, ma l'aspetto dell'animazione. Di conseguenza torniamo sul nostro modello. Il nostro modello è, abbiamo detto, una mesh unica, e dobbiamo organizzarla in più mesh per animarla. Più mesh, che in questo caso ci basterebbero 4 mesh, 4-5 mesh, ovvero la parte che riguarda le ruote e la parte che riguarda la carrozzeria vera e propria. Come sempre andiamo a organizzarci i layer. I layer, come vedremo, un layer che sarà body, mesh body, così almeno li possiamo riconoscere subito, e poi un mesh wheel almeno. Avremo sicuramente un layer per le nostre forme, quindi un control shape degli helper, quindi control helper. Questi sono sicuramente i layer di cui abbiamo bisogno. Naturalmente in questo caso abbiamo bisogno, siccome poi dopo magari vogliamo portarlo anche in altri file, andare a assegnare comunque anche dei nomi abbastanza facili, cioè, o un nome proprio riguardante il mio modello di macchina. Quindi potrebbe essere punto, control shape, oppure metterlo lì tranquillamente al fondo, anzi all'inizio, così almeno quando andiamo a portarli in altri file abbiamo sempre un certo ordine diviso per modelli di macchine. Questa è sicuramente una buona divisione che possiamo ottenere. Poi sta a voi capire bene come poter dividere meglio i nostri elementi. Una volta realizzati i vari layer, dobbiamo passare ad andare a controllare la mesh, e quindi andare a dividere la mesh in varie parti. Andiamo quindi a dividere l'elemento in varie parti, quindi per dividerlo in varie parti bisogna andare sicuramente nell'editable topoli, che in questo caso è una mesh, quindi volendolo possiamo anche lasciare mesh oppure modificare in editable topoli. Proviamo a lasciarlo in mesh. Vediamo che cosa succede se io lo converto in poly. Se io lo converto in poly non abbiamo nessun aumento, nessuna diminuzione a livello di poligoni, quindi possiamo lasciarlo tranquillamente una mesh. Perché conviene lasciare una mesh? Perché in questo caso qui, avendo comunque una maglia che è quadrata, poiché magari questo elemento è stato creato prima in poly e poi dopo è stato collassato tutto interamente in una mesh, avendo una maglia quadrata non avremo problemi di triangolazione particolare, e di conseguenza non avremo comunque, avremo, di conseguenza avremo un peso molto più leggero rispetto ad altri elementi, come possono essere le poly, al fine del nostro file. Le poly sicuramente, specialmente in 3ds Max 2012 e superiori, le poly sicuramente sono molto più pesanti, poiché hanno anche al loro interno la possibilità di essere un file di comunicazione con Inventor, con Revit, con altri prodotti dell'Autodesk. Di conseguenza, essendo molto più pesanti, hanno comunque lo svantaggio di incidere molto a livello di peso sia del file sia di lavorazione. Mentre in questo caso qua la mesh è sicuramente una buona scelta, poiché non ci interessa che sia molto pesante, anzi ci interessa che sia leggera in fase di lavorazione, in modo tale che magari non appesantisca e sia molto più facile da lavorare. Capite bene che questo numero di poligoni è relativamente basso, ci sono dei modelli di macchina che possono essere molto più elevati e quindi molto più complessi da utilizzare. Una volta spiegata questa operazione qua, andiamo quindi a dividere l'elemento. Prima di dividere l'elemento controlliamo dalla vista frontale che sia nello 0, che questa parte qui sia nello 0. Non lo è, quindi possiamo alzarlo per portarlo molto vicino allo 0, poiché non abbiamo certezza matematica. Ok. E spostiamo l'origine di esso difatti nello 0, quindi per la y e la x dobbiamo trovarci nello 0. Possiamo farlo cliccando col destro sul comando
select and move, oppure anche comodamente da queste informazioni che abbiamo qui in basso. Solitamente si utilizzano questi, se no perché avendo una finestra galleggiante abbiamo sicuramente un elemento abbastanza fastidioso. Per spostarlo correttamente nello zero, in questo caso vediamo che la misura è 80 e 898. Se io torno indietro, se avessimo delle informazioni proprio relative al baricentro del nostro elemento, potremmo sapere anche perfettamente dove posizionarlo. Ok, una volta posizionato nello zero, possiamo andare a staccare i vari elementi. Attiviamo, io per comodità vado sempre ad attivare un colore nero al wireframe, in modo tale da poterle lavorare perfettamente. Quindi posso selezionare i vari elementi della ruota. Posso detacciarli. Notiamo un aspetto abbastanza importante. Io ho staccato anche la parte che riguarda il freno. Ci sono delle autovetture, dei modelli di autovetture, non è questo il caso, in cui qui hanno la piastra del freno. La piastra del freno sicuramente non si muoverà perché rimane sempre fissa all'interno della ruota, mentre girerà tutto il resto del nostro tamburo, del nostro freno a disco. Quindi si deve staccare sicuramente, ma quando andremo a fare la parte di D-Link, sicuramente questo non ci interesserà. A questo punto io posso selezionarmi tutte e quattro le ruote che mi sono staccato completamente intere, quindi con tutti e quanti gli elementi, e portarle sul layer delle ruote, wheel. Mentre posso prendere il mio body, la mia carrozzeria completa, quindi non sto neanche a staccare i vari elementi, e la posso portare sicuramente sulla carrozzeria. Una volta fatta questa operazione vado a controllare il centro, quindi il pivot dei miei elementi. Quindi dalle gerarchie, After Pivot, Center to Object, controllo che sia ruotato correttamente, quindi lo vado a ruotare nel caso non lo sia. Torno col comando Move, ok. Stessa cosa per After Pivot, Center Object, va ruotato anch'esso. E anche il mio elemento Center to Object. Ok. Controlliamo anch'esso le sue direzioni. E a questo punto andiamo a applicare un reset X-Form tutti gli elementi. E andiamo a riconvertire il tutto in mesh per comodità.